One Podcast. Ti voglio far sentire una risata, se hai capito bene, una risata è di Kylian Mbappé, star globale del calcio, lo conosciamo tutti, che gioca adesso nel Paris Saint-Germain. Perché ride? Beh, perché un giornalista lo scorso settembre ha chiesto a lui e all'allenatore del PSG come mai la squadra avesse scelto di andare a Nantes in jet privato invece che con il treno, visto che il viaggio in treno sarebbe durato meno di 2 ore. Mbappé, che guadagna circa 200.000 euro al giorno, ride. Ride come se gli avessero chiesto come mai non giochi a rugby. E l'allenatore, quel pirla di Christophe Galtier, aspetta 10 secondi e risponde, sarcastico. Ecco, scusatemi la risata, mi aspettavo questa domanda. A essere sincero, questa mattina ne abbiamo parlato con la compagnia che organizzava i nostri viaggi. Stiamo vedendo se possiamo viaggiare su dei carri a vela. Carri a vela, sipario. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast che offre ogni giorno pillole contro l'ecoansia. Io sono Nicola Slozzito, giornalista della Stampa e, ci tengo a dirlo, non ho mai preso un jet privato. Ce ne siamo accorti tutti, dalla scorsa estate si fa un gran parlare male di voli privati. Ce la siamo presa con Chiara Ferragni e il marito Fedez che hanno viaggiato in elicottero per fare un aperitivo su un ghiacciaio svizzero. Gli americani si sono arrabbiati con l'influencer Kylie Jenner che è stata tempestata di insulti per un volo in jet di 15 minuti. In Francia, oltre al PSG, è finito al centro delle critiche Bernard Arnault, imprenditore a capo di LVMH, il gruppo che controlla marchi del lusso come Louis Vuitton. Le polemiche non sono infondate. Il Washington Post titola così un articolo sul tema: le celebrità prendono troppi jet, è un incubo climatico. Politico.eu gli fa da eco: milionari, mollate gli aerei e prendete il treno. I jet privati infatti sono da 5 a 14 volte più inquinanti degli aerei commerciali per singolo passeggero e 50 volte più inquinante dei treni. Un'ora di jet produce circa 2 tonnellate di CO2, ovvero un terzo delle emissioni annuali di un italiano medio. In Italia ci sarebbero almeno 200 jet privati registrati, che volano in media 2 volte ogni 3 giorni. Mettiamo le cose in chiaro, anche eliminando tutti i voli privati del mondo non si risolverebbe certo la questione climatica, ma in piena crisi ambientale è fondamentale regolamentare questi voli, o almeno eliminare l'aura da status symbol che ancora oggi i jet hanno. Per una questione di numeri, certo, ma anche di proporzioni, perché i jet privati mostrano un problema fondamentale legato alla crisi climatica, quello dell'ingiustizia climatica. L'1% più ricco del pianeta genera ogni anno il doppio delle emissioni del 50% più povero. L'1% più ricco del pianeta, il doppio delle emissioni del 50% più povero. Case, jet, auto, consumi pazzi, non so se hai visto la serie TV Succession, beh ecco lì si mostra perfettamente cosa significa essere ricchi e che tipo di impatto si ha. Certo, tutti sono liberi di fare ciò che vogliono con i propri soldi, ma non si può distruggere certo il pianeta. Bene, questi erano i principi. Ora, c'è modo di trovare delle soluzioni? L'ho chiesto ai ragazzi di Jet dei Ricchi, account social seguitissimo, te lo consiglio, che monitora i voli dei VIP italiani e racconta ogni giorno il problema. Ecco le loro proposte. Ci facciamo questo audio per raccontarvi che i jet privati sono un problema di tutti quanti noi, anche se alla fine li usa pochissima gente. Per questo abbiamo sviluppato 3 proposte che sono realizzabili, qualcuno addirittura potrebbe dire di buon senso. La prima è di applicare un ban, di vietare i voli brevi. Ci siamo resi conto che in Europa il 50% delle tratte realizzate in jet privato è inferiore ai 500 km, inferiore a un Milano-Roma. Un Milano-Roma in treno, rispetto che in jet privato, emette il 99% di CO2 in meno. Vorremmo quindi proporre di rendere illegale delle tratte sotto una certa lunghezza, 500 km, laddove esiste un'alternativa, il treno o il bus o l'auto, molto meno inquinante. La seconda proposta è applicare una tassa al cherosene, una carbon tax, che viene utilizzato, il cherosene che viene utilizzato dai jet privati. Il cherosene oggi non è tassato, non vi si applica alcuna accisa.
E la terza è forse la migliore, la più divertente, perché già in Italia esiste oggi un'imposta che si chiama imposta sugli aerotaxi, che è una tassa che i jet privati che fanno servizio di aerotaxi devono pagare e che dipende dal numero di persone a bordo e dalla lunghezza della tratta che stanno per percorrere. La cosa divertente o la cosa triste è che questa tassa oggi è compresa tra 10 e 200 euro a passeggero, su dei voli che possono tranquillamente costare migliaia o decine di migliaia di euro. Noi pensiamo che sia una cosa giusta che questa tassa esista, ma pensiamo che debba essere aumentata sensibilmente, affinché il gettito fiscale prodotto da questa tassa possa veramente essere utilizzato ed essere reinvestito nella transizione ecologica, e affinché questa tassa partecipi a rendere meno conveniente l'utilizzo di un jet privato rispetto all'utilizzo di un altro mezzo di trasporto. Grazie mille, ci sentiamo presto, seguiteci su Instagram e su Twitter. Grazie ragazzi dei Jet dei Ricchi, noi ci sentiamo con la prossima puntata. Se vuoi scrivermi, nicolas.lozito@lastampa.it, oppure mi cerchi su Instagram dove mi trovi con nicolas.lozito.